Praticamente questa mattina sono qua che sto facendo l'ordine a baule volante, no? Che è il mio. Guarda qua, tac. Che è il mio fornitore di biologico principale. E niente, allora stavo guardando per il cavolo riccio, no? La settimana scorsa ho ordinato il che mi è arrivato giovedì, è arrivato il cavolo riccio antica varietà della Puglia. Allora adesso mi ero completamente dimenticato perché poi non avevo messo a posto io la spesa. Allora adesso sono andato a vedere perché volevo fare le chips col cavolo riccio per la lasagna e c'è una differenza abissale fra il cavolo riccio antica varietà e l'altro. Adesso vi faccio vedere. Allora, questo qui questo bel mazzettino di fiorellini è il cavolo riccio antica varietà. Ma che bello che è, sembra quasi un'alga praticamente, ha un po' quest'aria qua da alga, mentre il cavolo riccio che tutti conosciamo è fatto così. Questo è il gambettino suo classico di. E questo qua, cioè, è completamente diverso, che figata. Volevo giusto farvelo vedere perché a volte il casino è riuscire a... online non ci sono ancora le vecchie varietà, è difficilissimo che qualcuno le posti. Allora, se posso, mi capita quando ordino le vecchie varietà, gli antichi semi, le metto sì così vediamo un po' proprio la differenza. Credo che a livello di cottura e tutto il resto, a vederlo così non credo che cambi niente, nel senso che semplicemente va cotto, cioè si scotta in acqua, poi lo spadello, il gusto presumo che non sia particolarmente differente, però è bellissima questa increspatura. Tra l'altro adesso provo a fare le chips con questo, anche se non credo che vengano perché è troppo, vedete, è troppo diradato, cioè verranno delle micro chips probabilmente, se vengono, non lo so. Adesso testo, dopo vi faccio vedere se sono venute nel caso, se no semplicemente questo qua lo userò scottandolo in acqua e spadellandolo come una qualsiasi altra verdura. Probabilmente con questo qua ci sta bene un po' di cipolla rossa soffritta, una puntina d'aglio, magari una nota di peperoncino e facciamo qualcosa di bellissimo. Allora, adesso questo cavolo antico l'abbiamo appena... C'è il Fra che ha detto, saluta Fra. Ciao. Ciao. Questa antica varietà l'avevo appena, quindi cotta come quello riccio, però assaggiandolo onestamente non è che sia una delle cose più interessanti che si possano fare con questo cavolo. Il riccio è molto più buono, perché anche la consistenza c'è anche più roba da mangiare. Questo ricorda un po' il fieno. Cioè, se qualcuno ha mai avuto il fieno a casa, ha un po' la consistenza e anche al tatto ricorda veramente il fieno. Quindi non è che... direi che questa opzione non è interessante. Adesso scottiamo in acqua e vediamo come viene. Abbiamo diviso la parte del cavolo riccio, quindi la varietà antica. Qua abbiamo tutta la fogliolina senza il gambo e il gambo l'abbiamo tagliato fine, 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 fine così. Perché a vederlo così, secondo me... il gambo è particolarmente duro perché lo sento proprio spesso sotto le mani. Questo qua lo scotteremo per circa 7-8 minuti, 7 in teoria dovrebbero già bastare, e questo qua a vederlo così gli daremo circa 3 minuti indicativamente. Ricordatevi sempre di utilizzare un timer digitale per controllare le tempistiche delle verdure. Non utilizzate il telefono perché poi il telefono uno non lo usa più. Perché poi magari uno ha la mano sporca, perché poi il telefono si imbratta, perché poi magari il telefono cade. Utilizzate sempre un timer digitale, tanto costano 10-15 euro,
e potete tranquillamente controllare tutte le vostre tempistiche di qualsiasi cosa in modo molto molto più preciso. Il nostro cavolo è cotto, sembra molto più interessante la versione scottata in acqua, perché lascia anche la consistenza più piacevole e poi non si secca proprio come se fosse paglia, come dicevo prima, insomma. Adesso lo andiamo a spadellare, vediamo un po' il risultato e vediamo se è interessante. Così in generale mi sembra, a me piace di più il cavolo riccio in generale, però lasciamoci aperti a nuovi orizzonti. Mi stavo dimenticando di dirvi che l'ho scottato in verità non 3 minuti come avevo pensato, ma l'ho scottato 5 minuti. Fate conto che non l'ho mai cucinato anch'io, quindi è una novità e quindi anch'io sto cercando di capire qual è la tecnica migliore, così almeno vi lascio un punto di partenza, ok? Tritiamo finemente cipolla, aglio e dopodiché li andiamo a soffriggere in una padella con un goccio di olio extravergine per qualche minuto con un pizzico di sale. Allora, abbiamo il nostro cavolo riccio varietà antica. Due difetti di questo piatto qua. No, allora, di gusto è buonissimo. Il difetto grande è che vi ho detto che l'avevo fatto cuocere 5 minuti, che era giusto, perché poi pensavo lo ripasso in padella, finisce di cuocere. In realtà è ancora un po' legnoso, quindi non è che sia proprio una roba super libidinosa da mangiare. Cioè, è interessante, ma non è come me lo aspettavo. E quindi il secondo difetto è che la foglia, essendo ancora così tanto strutturata, così tanto intera, così tanto poco edibile, è veramente un po' noiosa da masticare. Non è che sia proprio il top level dei risultati che abbia avuto in questa cucina. Quindi niente, abbiamo visto che le chips non sono il top per farci questa cosa qua, perché sembrano dei cose che ti si conficcano nei denti. Cotto va bene, ma cuocetelo almeno a questo punto 7 minuti e non più 5. Dopodiché, di per sé spadellato così, in verità il gusto è molto buono, dato da un po' la cipolla, la punta del peperoncino, l'aglio. Poi naturalmente ci potete condire, non so, una pasta se lo tagliate più fine, ci potete fare una torta salata, potete farci... dopo andate a fantasia. Un po' era giusto il concetto di capire come era il risultato. Il gusto è molto buono, devo dire, molto piacevole. Va bene, alla prossima ricetta. Ciao a tutti!